Ciao ragazzi, io sono Red, siamo a Canazei, incredibile location in cui si svolge il JSC, Junior Software Camp. Scrivetemi per che cos'altro sta JSC, perché vi sbizzarrite sempre, e siamo in compagnia del VIP del software italiano, uno dei due VIP del software italiano. Sono Francesco Maria e ho partecipato al mondiale della GNG che si è svolto a Taiwan e ho rappresentato l'Italia insieme a Franco Zorzini. Questo qui è uno dei sistemi che abbiamo utilizzato per allenarci. Per un evento come questo abbiamo 15 metri di cavo, da qui noi premiamo il pulsante, parte il timer e dopodiché che prendi il primo bersaglio salva il tempo di reazione dal momento in cui premiamo il pulsante a quando prendiamo il primo bersaglio. Il secondo timer continua ad andare avanti fino a che non hai completato tutto il circuito e prendi il primo bersaglio. E questo sistema è quello che hai utilizzato, avete utilizzato insomma tu e il tuo coppio, per andare ad allenarvi a quello che sarebbe stata poi la finale, immagino, a Taiwan. Esatto, abbiamo utilizzato Taiwan. Quello ufficiale, questo qui è una riproduzione per fare altri tipi di allenamenti che sono più chiaro. Specifici. Tutto centrato e tutto puntato sulla velocità, immagino, di acquisizione del bersaglio in risposta, insomma, al premere il tatto e la reattività. Esattamente, esattamente. Ok, ovviamente andremo a sfidarci, perché è la base di qualunque tipo di crescita, è la sfida. Non saremo solamente io, ma ci saranno due incredibili ospiti speciali. Detto ciò, io direi che possiamo passare alla sigla, così poi dopo vediamo chi è effettivamente la pistola più veloce del West. Vi ricordo che per incredibile attrezzatura da soft air, airsoft, outdoor e montagna, a questo punto potete controllare il link in descrizione. Ovviamente potete iniziare a trovare da M Tactical Shop, il vostro negozio di fiducia, gestito da persone che ci tengono a voi e che vi sanno consigliare il meglio del meglio. Vi odio tutti. Ovviamente non partiamo sfidandolo subito, perché siamo delle seghe. Siamo in compagnia del buon Avok, che spara principalmente con arma vera ma è una sega, e di Mostro, che ha 12 anni, come potete vedere è il suo primo anno qui come tutor e fa schifo, quindi dobbiamo cercare di spiegargli come si fanno le cose. Sì, sì. Ok, credici. Sei Mostro! Oh dai, che la pellicola costa! Piazza al piede, una forma eccellente. Per questa prima sfida faremo una roba molto molto carina, ovvero premeremo il pulsante, colpiremo il primo bersaglio e dovremo fare tutti i bersagli arancioni fino a colpire l'ultimo. Ovviamente il tempo più veloce è quello del vincitore. Parte Federico. Francesco, puttana. Parte Francesco. Ok. 9,83. Vorrei ricordare a tutti quanti che c'è un vento che anche a questa distanza, saranno quanto? 7 metri? 6-7 metri. 6-7 metri porta il pallino ad andare a fanculo, quindi comunque un ottimo tempo. 9,83 che è l'attuale tempo da battere. Vai Mostro. È il più giovane, il più veloce, i riflessi più avanti. Parte subito. Oh, vediamo. Mostro! Mostro! È il turno del più vecchio del gruppo, anche quello più navigato, quello più esperto, spara anche con arma vera. È partito. Oh! Guarda, guarda, tacche di mira. Ma old school non si batte. Tocca a te, tocca a te. No, no, ma uso il dot, ma devo compensare, non è un problema. Capisco perché ieri l'ho tarata ed era giusto, vabbè. Peccato il 6, peccato il 6. Mi sono piantato a pensare. È la mia, in realtà, terza prova questa, perché l'altra non è stata ripresa. Avevo il dot starato, però, quindi tutte scuse, fatto sta che ho fatto 7-2. Scusa, no, ma c'è da capire chi ha vinto però, aspetta. C'hai lo sboricchio sulla spalla, non te lo vorrei dire. Vuole Carlo.
Quindi vincitore della prima sfida, Avok con 7.20, seguito da Mostro con 7 punto. Io punto, punto 8. Punto 8, punto, no, allora ci sono io 7.5, 7.8. Andremo a dare l'inizio al tempo, spareremo la prima piastra, faremo un cambio di carica della replica lunga e poi dopo faremo e chiuderemo il circuito colpendo con l'arma ricaricata, con la replica ricaricata, l'ultima piastra. Sì, sto impazzendo. Parte Dottor House. Puoi riconfermare la tua vittoria o perdere tutto. Primo, cambio, secondo. Esatto. Oh, 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 oh! Comunque gustoso, eh? 6.49. Se ne va perché sa di aver vinto. No, teoricamente dovrei andare io a questo punto. Qualcuno ha un caricatore? Io comprateli. Come sei sicura? Che stupido! 6.68. Bene. Vediamo il giovane Virgulto. No, no, le faccio con l'arma. Io me la sento che questa è sua, eh. Così te l'ho gufata proprio malissimo, da schifoso. La posso prendere di qui o no? Puoi prenderlo dove vuoi, io l'ho preso in cintura e loro due da tavolo perché sono bastardi. Dove vuoi. Oh! No! No! Ragazzi, vabbè, ma abbiamo sbagliato tutti, tu l'hai fatto, cioè, subito, capito? Ciao. L'ultima sfida sarà la più complicata. Dovremo colpire il primo bersaglio, fare tutti i bersagli arancioni, ricaricare la replica, quindi scaricare il caricatore vuoto, ricaricare e colpire l'ultima. Quindi andiamo a unire il primo e il secondo esercizio. Questa sarà veramente tosta. Quindi se noi due non vinciamo niente, penalità? Palle nel lago. Sì. Ci sdraiamo nel fiume. Sì. Chi perde tra noi due? Perfetto. Perché? 9.32. Tempo da battere, 9.32, che è buonetto. Il secondo vincitore, carica tattica dalla tasca, dei pantaloni di Decathlon, non ricordo. $8.94, vedi mo? Primo classificato, secondo classificato. Devo arrivare quindi prima di te. Cioè, alla fine la sfida è tra me e te a questo punto. Palle sul lago. Palle sul lago. Mostro, se mi fai fare il bagno nel lago. Già che ci finisco io a fare il bagno sul lago. Te vinci per forza, mostro. Carica dove l'hai lasciato. Cazzo, è arrivato di te. Ah, ciao. Respira, respira, respira. Lente, precise e veloce. Esatto. 13.5. Se io faccio meglio, non devo andare a fare mettere le palle nel lago. Rischio. Rischio. Oddio, oddio. Mostro e le sue palle nel fiume. Palle nel fiume. Boh, stacca e fammi il fan. Ragazzi, questo video finisce qui. Vorrei ringraziare chi ha partecipato a questa tortura disumana. Non approvo. Insieme a me, il buon Mostro, il buon Avok e ovviamente il guest importantissimo, che voglio ricordare è arrivato terzo nel mondo al torneo GNG a Taiwan. Ricordo di controllare in descrizione perché ci sono ovviamente i link che vi permettono di acquistare prodotti incredibili da M Tactical Shop, i nostri social e il canale secondario in cui pubblico cose di questo tipo però ancora più stupide. E basta. Qui da Red è tutto, qui dai miei incredibili ospiti immagino sia altrettanto tutto, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. E come al solito, stay angry!